A fine agosto 2023 all'improvviso appare sull'albo pretorio del comune di Siderno un avviso che verrà costruito un impianto eolico nel comune di Agnana a due passi da una necropoli presente nel comune di Siderno. Non passa molto tempo e scopriamo che è in costruzione un impianto eolico anche nel comune di Antonino. Iniziamo a preoccuparci. Noi abbiamo scoperto questo proprio a Salerno il 20 e 21 di agosto, nel senso che sono quelle cose che poi finiscono improvvisamente, nessuno viene informato e quindi abbiamo cercato di muoverci per vedere in qualche modo che la discussione venga. Ci sono, basta andarsi a vedere il progetto, lì ci sono delle belle sorgenti. 3-4 sorgenti che cala l'acqua sotterranea. Allora, volendo si potrebbe anche utilizzare questo da ragionare perché qualsiasi impianto si fa, però abbiamo altre opportunità. Abbiamo il suolo, voglio dire, no? Ognuno di noi potrebbe mettersi delle fotovoltaiche sul proprio tetto che creano meno problemi. È una produzione locale, si evita di attraversare i territori, di rompere le strade perché bisogna fare le strade. Voi vi immaginate? Ogni singola, allora ci sono 5 torri, scusate se uno così lunga perché i discorsi sono molto complicati, ci sono 5 torri, posizionati in 5 diversi posti, verranno collegati tra di loro, ogni torre ha 3 pale collegate tra di loro che produrranno 6 megawatt. Se tenete conto che sia un triangolo, dall'altezza sono 140 metri la distanza diciamo, massima tra le pale. Si posiziona a 120 metri, posso fare qualche errore, però indicativamente si arriva a 200 metri di altezza sul suolo della montagna. Io non so quanto è alto il Monte Muto, lo dico la mia ignoranza, no? Ma fra poco cercheremo a confrontare la bellezza di queste pale e la bruttezza del Monte Muto, perché a questo punto uno dice se queste sono le bellezze che ci vengono sul territorio, quelle che non abbiamo. Abbiamo le famose Dolomiti nel sud, a Canada, abbiamo queste resti architettoniche, archeologiche, abbiamo la storia, come diceva Arturo. Perché le creiamo qui? Perché c'è un'invasione, veramente un'invasione delle società sostanzialmente del nord. La Calabria è invasa, un altro lo stanno facendo, mi ha detto, a Rossano Calabria. Sapete che nel Catanzarese c'è un sacco di queste cose. Quindi si può capire. E allora io dico, ma in Calabria il sole lo prendiamo solo per prenderci il sole, per diventare neri. Cioè non si sa capire perché la nostra regione continua ad accettare questa impostazione di energie che creano più problemi. L'ultima che si sono inventati, ma cosa guarda? Ci abbiamo anche la proposta del rigassificatore a Gioia Tauro. Perché ho chiuso? Perché la regione accetta e subisce questa impostazione? È convinto che aiutano l'economia che l'ha presa. I soldi di questa società finiranno a Milano, perché la sede, la società è a Milano, non è qui. Canolo non so quanto gli daranno, non so quale percentuale gli daranno. Nel 2007 il progetto prevedeva l'1,5% di fatturato di produzione annua, se ti ricordi, no? Se anche tu. Il cammino basiliano, che attualmente percorre il tracciato su cui si vogliono installare questi giganti metallici, viene lodato per l'alto tasso di naturalità che dimostra. Vogliamo distruggere anche questo? Vogliamo che un territorio in antico densamente popolato e dove esistono necropoli dell'età del ferro venga sconvolto dalle motopale prima e dalle pale poi? Per la verità, più che di pale eoliche, sarebbe opportuno parlare di palle eoliche, nel senso di bugie, non di verità. Gli abitanti devono poter dire la loro. Teniamo conto di una cosa, che qui siamo nella vallata del Novito e Monte Mutolo, che è un sito SIC, che significa un sito di interesse comunitario, fa parte della rete Natura della provincia di Reggio Calabria. Allora, che senso ha andare a fare uno scempio del genere in un posto che deve invece conservare questa sua impronta di naturalità e queste specificità?
Io non la voglio fare lunga per dire che cosa ha significato Agnana nella storia, che cosa ha significato che cosa significa nell'archeologia, che cosa significa anche per le sue risorse termali. Qui abbiamo una stazione di terme salso-ioniche. Agnana è stato il centro minerario più importante del Regno di Napoli, tanto da far venire Ferdinando II di Borbone qui a visitare le cave di Agnana. E sono state quelle che hanno fornito il carbone per far viaggiare il primo treno che si è mosso sulla linea ferrata Napoli-Portici. E la linea ferrata Roma-Frascati è stata costruita con il carbone di Agnana. Adesso noi vogliamo cancellare tutto questo mettendo 5 giganti eolici che non daranno a questa comunità neanche un centesimo di beneficio, perché tutta l'energia prodotta verrebbe attraverso un elettrodotto che andrà a fare scempio anche di un altro territorio, perché passerebbe nel territorio di Salvi, dove ci sono delle necropoli dell'età del ferro, per portare l'energia alla stazione di accumulo a Siderno. Quando queste pale non funzioneranno più, ce li lasceranno qua e noi non abbiamo avuto nessun beneficio, perché come dicevo prima l'energia prodotta va al nord. E allora perché vengono a deturpare il nostro territorio? A questo noi non ci stiamo. Grazie. Salendo ho letto un segnale, miniere di lignite. È un minerale che si trova in Calabria e in Piemonte. In Piemonte ci sono 39 pale eoliche. In Calabria ci sono 624 pale eoliche. Riflettete un minuto, perché ognuno di voi deve sensibilizzare la propria intelligenza. Parliamo del Piemonte, dove c'è una regione ad avanzato stato industriale, dove c'è un bisogno elevato di energia. Abbiamo 39 pale eoliche. La Calabria, che è povera, ha 624 pale eoliche. Voi toccate con mano, ognuno di voi, la vostra intelligenza. La vostra intelligenza tocca con mano quello che è un progetto folle che serve solo per chi ha avuto questa idea, che è iniziata 15 anni addietro con la società dinamica e il comune di Agnana, in quel caso ha bloccato il progetto. Dopo 15 anni si ripropone. Svantaggi. Si parla di svantaggi. Sì, svantaggi acustici, svantaggi amico. Qual è un'amministrazione? Opera per 5 anni, opera bene e opera male, lo sappiamo alla fine. Un'amministrazione che assume una visione di questo tipo, che ha una valenza, perché va per 10 anni, per 20 anni, ha il dovere di coinvolgere la popolazione, perché Agnana è vostra, non è della Giunta. Agnana è decisione. È decisione. Senza alcun criterio. Perché nessuno dei cittadini di Agnana ha avvertito questo bisogno di energia eolica. A nessuno di dei cittadini di Agnana viene in mente che costiamo le pale eoliche ad Agnana. Perché quando noi abbiamo effettuato le osservazioni, abbiamo ravvisato la distinzione tra aree non idonee e aree sensibili o d'attenzione, che in ogni caso rivestono particolare interesse. Qualcuno ha detto che qui c'è una zona sicura, Natura 2000, quindi è un progetto europeo che tende a salvaguardare e a creare un rapporto equilibrato ed armonico tra l'uomo e l'ambiente, e tra la donna e l'ambiente. Quindi arrivare ad Agnana, in un paese che questo è un momento importante per i cittadini, perché devono riflettere sulla ricchezza che hanno. Io, come Oreste che ha parlato prima, faccio parte del movimento Terra e Libertà, che è già un coordinamento di associazioni, è nato nelle serre, ma ci sono associazioni di altre parti della Calabria. Per esempio io vengo dalla Calabria meridionale estrema, da San Lorenzo e Condopuglia. La necessità di essere un gruppo di persone mobilitate che trascina le altre, perché
questi che siamo qua evidentemente abbiamo la coscienza, cioè ci siamo resi conto delle cose che hanno detto tutte le persone che hanno parlato prima di me. E la questione dell'energia pulita non si pone perché è energia sporca. In questo momento gruppi di affaristi favoriti dal potere centrale stanno cavalcando l'onda verde per continuare a fare affari. Il bilancio ecologico degli impianti di energia cosiddetta rinnovabile è completamente negativo. Noi l'abbiamo visto nelle serre, ci sono stati inquinamenti delle falde acquifere, consumo di suolo che comporta la perdita di servizi ecosistemici. Noi ogni anno come comunità nazionale paghiamo 2 miliardi per il suolo che è stato consumato nell'ultimo lustro, negli ultimi 5 anni. E questi costi ricadono su tutta la collettività, mentre i vantaggi ce li hanno soltanto le società proponenti, che nello stesso tempo sono delle società impegnate nello sfruttamento del gas e del petrolio a livello internazionale, in Africa, nell'Artico. E noi abbiamo uno Stato nazionale che sta proteggendo gli affari con la compagnia assicurativa Sage, che ancora continuano ad andare nella direzione del fossile. Per cui è un grande raggiro. Non è vero che si sta facendo l'energia pulita. Si sta utilizzando quella terra meridionale che Gioacchino Criaco ha definito terra di servizio, una terra che è stata immiserita, spopolata, colonizzata e ora è destinata a occupare impianti invasivi e inquinanti. A meno che non ci mettiamo tutti insieme. Quindi è bello che una piccola parte della popolazione di questo comprensorio si assuma la responsabilità di affrontare il problema contingente. Ma io direi che questa sera dovremmo uscire dall'assemblea con il coordinamento già realizzato, cioè con queste realtà che si sono mosse qui. Sono parevoli che manca pannelli fotovoltaici lì dove non ci dovrebbero essere. Per esempio, mi spiace che il sindaco di Locri sia andato via, perché il comune di Locri ha fatto invece una bella cosa, ha messo su una comunità energetica, e questo è un lavoro che è un lavoro serio, un lavoro che bisogna fare. Ma soprattutto richiamo l'attenzione su un fatto, cioè noi ci preoccupiamo di produrre più energia, ma non ci preoccupiamo di risparmiare energia, che dovrebbe venire prima vi faccio un esempio: vado all'ospedale e trovo i riscaldamenti al massimo e le finestre tutte aperte. Allora questo vuol dire che noi la sprechiamo l'energia. Prima di andare a produrre nuova energia cerchiamo di risparmiare. Quindi questa è poi l'altra cosa che mi piace dire, è questo: in Calabria l'energia noi l'abbiamo sempre prodotta con l'acqua e mai con il vento, perché in Calabria c'è un solo esempio di un mulino a vento che è stato creato a Stromboli nel 1500, ma già nel 1700 non esisteva più perché era antieconomico, perché non funzionava. Quindi noi abbiamo l'acqua, e mi dispiace non c'è il presidente del consorzio di bonifica, perché io so che il consorzio di bonifica ha fatto dei progetti per delle mini centrali elettriche sui nostri corsi d'acqua. Noi abbiamo la possibilità di fare, senza creare progetti invasivi, di fare delle piccole centrali per produrre energia. No,